Allora, eccoci qui anche oggi per portarvi saluti e ovviamente, come avevo detto, è una programmazione un po' particolare quella di quest'oggi, con anche i saluti che di solito al sabato non ci sono, ma eccezionalmente li facciamo da Piazza Cavour e dalla pista del ghiaccio. Non è accesa come l'altra mattina, è ancora tutto spento in attesa che oggi poi si animi di tantissime persone come è successo anche ieri e allora è l'occasione per appunto fare a tutti già gli auguri per le festività. Ci saranno altri momenti, soprattutto nella giornata di domani, la giornata della vigilia, quando ci saranno molti momenti dedicati alla programmazione in diretta, già domani mattina e poi nel corso del pomeriggio sicuramente, fino alla straordinaria accensione che ci sarà domani della cupola del Duomo per darvi ovviamente il saluto più ufficiale, quello della città, per il Buon Natale 2023. E allora, buongiorno a tutti, cari amici, che siete già pronti, vedo attivi in questa mattinata. Questa è la pista del ghiaccio, ma quello che vi volevo far vedere questa mattina, perché ha già molte sfumature particolari, è il colore del cielo, guardate. Un cielo veramente bello, suggestivo direi, e con varie sfumature. Allora, gli auguri a Clara che non manca mai, ad Eudokia, a Patrizia, a Sandra, a Giuliana, a Luca, Eudokia, Iskra, buongiorno anche a Italo, buongiorno Italo, a te, a Cecilia dalla Svizzera, a Mario, buongiorno dalla Sardegna, tanti saluti a voi, auguri in questo sabato particolare. Oggi è il 23 di dicembre, siamo a un passo dal Natale e siamo qui in Piazza Cavour alla pista del ghiaccio, un altro dei punti simbolo. Ieri abbiamo visto il Duomo con il suo albero illuminato, ma quello che colpisce quest'oggi è il cielo. È un cielo veramente spettacolare. Buongiorno Mari, e sono queste cose della natura che a volte è difficile spiegare. È un cielo suggestivo e con tante sfumature ma è un colore indefinito, viola, viola rosa, non, no, non direi arancione, viola e rosa. Daniele, buongiorno a te, un saluto anche a te, a Ines e poi ad Adriana e poi a Italo e Augusta, anche voi auguri, a Katia da Seregno, a Orazio, buon Natale, ciao anche a te, a Teresa, a Cecilia, a Mario e a Daniele. Ho detto, oggi è un appuntamento un po' particolare, quello di questo sabato, ma lo vogliamo fare giusto per anche salutare tutti coloro che tutti i giorni, con una costanza pazzesca, ci continuano a seguire. Ciao Cecilia, ecco un'alba veramente speciale, hai ragione, credo che il termine giusto è questo, un'alba speciale. Rossella da Messina, un saluto anche a te. Per cui un caro saluto e vedete, è sicuramente beh, è molto molto suggestivo. E poi anche qua, perché ho visto che anche, ecco, guardate, adesso se riesco a farvelo vedere qua, forse ancora meglio. Qua, no, però ci sono le luci e non ci permettono. Ma qui addirittura, se lo vedete sullo sfondo, è arancione e non si vede purtroppo. Silvana, buongiorno a te, un caro saluto e tanta serenità come ci auguri. Ciao anche a Isa, a Jean-André, buon Natale da Seillans in Francia, buongiorno ancora e quindi cari auguri. Jean-André, a Rosa e Rosina, due nostre affezionatissime, quindi Rosa, un saluto e un augurio, un saluto anche alla nostra amica Rosina, Rossella da Messina. Poi Jean-André e Isa, Clara, buongiorno. Un colore insolito, Maria. Eh sì, guarda, questo è un colore veramente strano. Qua, sullo sfondo è addirittura arancione. Ecco, forse qualcosa di più adesso si inizia a intravedere. Arancione in mezzo alle nuvole. Qua non c'è niente, qua invece, guardate, è un spettacolo veramente. Ciao anche a Nicola da Barletta con i migliori auguri, grazie. Noi ricambiamo Nicola anche a te e anche a Ivana da Ossuccio. Altro posto super, auguri anche a te, cara Ivana, buongiorno, tanti auguri a Tiziano, a tutti gli amici mattinieri, acquisato un augurio speciale a tutti voi, ricordandovi che alle 8:30 c'è il sindaco da noi per fare gli auguri, quindi tra poco il sindaco, domani, giorno della vigilia. Davvero non perdetevi i nostri appuntamenti, in mattinata verso le 11 il saluto e gli auguri in dialetto con la sciura Ornella.
Poi nel pomeriggio vi faremo vedere due chicche assolute, bellissime, una alle 17 e una alle 18:15, l'ascensione della cupola del Duomo. Ancora tanti auguri ad Anna, a Cinzia, auguri, auguri anche a Cristina. E in effetti, Cristina, devo dire che oggi per caso, molto per caso, sono i fenomeni della natura che tu non ti spieghi ed è spettacolo. Valeria, ciao, buongiorno a te. A Cristina auguri, un saluto e auguri ad Anna, a Cinzia auguri, saluti anche a Maurizio, simpaticissimi da Concorrezzo, Como nel cuore, evidentemente Maurizio sei anche tu originario di qui, poi sei andato via per altre ragioni, quindi un saluto, grazie Maurizio, a Nicola, ad Ivana da Ossuccio, Tiziano l'abbiamo già salutato, Rossano, il boreale lo abbiamo noi, non so cos'è, ciao Maurizio, Cristina, ciao, Sandra, la natura è un grande pittore e c'hai proprio ragione. Un caro saluto Sandra, a proposito, poi devo ricordarmi anche di utilizzare le foto che ci hai mandato ieri di una visita speciale che ha ricevuto sul posto di lavoro, un gatto speciale, poi dopo le mettiamo sicuramente. Ciao anche a Luigia, auguri al sindaco che ieri non stava proprio bene e grazie per quello che sta facendo. Saluti allora a Luigia, a Cinzia, cielo strano ma bello. Poi a Joe, un saluto a te, ancora ad Anna, a Rodolfo, buongiorno anche a te Rodolfo, a Valeria, a Cristina, ad Anna e a Sara da Mezzegra. Federica ci ricorda questa mattina giustamente il concerto, l'abbiamo presentato l'altro giorno, il concerto di Natale. Questa mattina alle 11, Orchestra Franza Terranio alle 11 nella Basilica di San Fedele, questa mattina alle 11 appunto. Sandra e Giovanna, auguri di antivigilia, tempo boreale. Buongiorno Rodolfo, effettivamente guardate è una situazione particolare. Ciao Mary, auguri a te, saluti a Manuela, a Cecilia, buone feste alla nostra grande famiglia. Possiamo dirla così perché siamo davvero una grandissima famiglia ormai, quella del mattino. Tanta tanta gente che ci segue. Ciao a Nicola, un saluto all'ospizio Prandoni di Torno e il personale. Ah sì, l'ho visto l'altro giorno. Ciao, buongiorno, ciao Federica. Purtroppo stamattina ci sono tante cose da fare. Dolores, buongiorno, un saluto e un abbraccio alla nostra amica Dolores. Tanta serenità a te, Manuela, Cecilia, Maria Grazia, c'è anche Rodolfo. Molti, giustamente, come ci ricorda Rodolfo, hanno un Natale non facile. E anche forse triste, e quindi un saluto particolare a queste persone. Beh, qui adesso il cielo è ormai svanito, la magia, però è bello, bello, bello. Questa è la pista del ghiaccio dove oggi abbiamo fatto i saluti e gli auguri. Grazie a tutti, buongiorno. L'ultimo sguardo su questo cielo strano, ma bellissimo. Vittoriano, Valeria, che bello cielo. Certo, Valeria, Antonio. Ciao a te, Loretta, buongiorno. È uno spettacolo, sono d'accordo, Loretta. Guarda, poi la cosa, guardate, incredibile perché c'è un riflesso di luce che illumina la collina, sembra che ci sia il sole, guarda, incredibile. Questo appunto potrebbe essere davvero, qualcuno ha detto l'aurora, io non lo so, sinceramente dal punto di vista fisico-scientifico non lo so che fenomeno è, però è stranissimo, guardate, c'è la collina sopra Como illuminata, quasi illuminata con il sole. Rosalia, Clara, Paola, buongiorno. Poi Rosalia, poi Rosalba, poi Rita, Rosalia, Cinzia ancora. Tania, buongiorno e auguri. Vittoriano, Orazio, come al solito, bellissimo. Grazie, grazie davvero a voi. Grazie a voi perché non è facile alle 7:20 dell'antivigilia trovare così tanta gente. Ragazzi, grazie, ci vediamo tra poco. Sindaco e vice sindaco con noi in studio. Ma guardate che roba! Incredibile, sembra che c'è il sole e in realtà è ancora buio. Che fenomeno, incredibile. Aspetta che lo faccio vedere più da qua, da vicino ancora. Oh, io ammetto, non sono un fisico e quindi non so che fenomeno è, se è l'alba boreale, non lo so. Cioè, incredibile perché anche lassù, guardate, c'è la luce sulla montagna e anche qui c'è la luce. Incredibile. E qua in realtà è ancora buio. Ma giuro che non riesco a capire questa cosa. Ciao anche a Valeria che ci conferma che a Rezzago, Triangolo Lariano, è meraviglioso, è vero. Il cielo è un fenomeno. Rita, se sono d'accordo, buongiorno dalla Calabria. Rosangela, ciao. Manuela, ciao. Buongiorno anche a Caterina. Aspetta, sì, Caterina. Rita, Rosangela, buongiorno Manuela. Adriano, buon Natale a te.
Pazzesco davvero. Che colori, Maria Grazia, ma tieni sempre compagnia Rodolfo, grazie. Poi Arezzago, Valeria, ciao. Rita, Caterina dalla Calabria, grazie Orazio, un saluto anche a te, a Giacomo, a Rosangela, a Manuela. Incredibile. Oh, è come se ci fosse il sole, ragazzi. Io giuro, non sapevo di questa cosa. Casualmente stamattina abbiamo visto un fenomeno che non so come potrebbe essere l'aurora boreale, ma non lo so, ammetto. Anche là, guardate, è chiaro, è come se ci fosse il sole, e anche qua è incredibile. Va bene, ammirati, diciamo, chiudiamo. Ciao Sandra, un saluto. Ammirati dalla natura, dalla bellezza di questo fenomeno che si è visto stamattina, l'abbiamo visto in diretta. Ciao a tutti e grazie anche con la pista, con l'albero che poi si accenderà più tardi. Grazie davvero, un saluto a tutti voi, grazie per la cortesia. A più tardi con il sindaco e con il vice da noi. Ciao Rudy, un saluto che ci avvolge di pace questa alba. Effetti speciali da Sannino, cavolo, veramente. Anche Dolores, non ho mai visto un cielo così. È vero, ma anch'io, Dolores, 60 anni. Non mi è mai capitato di vedere, una cosa strana. Ale, buongiorno. Poi anche Maria Maddalena, te, buongiorno. Dolores, Tiziano, Rudy, Clara, Sandra, insomma tutti gli altri amici. Loredana si è aggiunta, ci fa piacere. Grazie davvero a tutti. A più tardi con il sindaco.